Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e il telefono dell'istituto, il telefonino dove potete lasciare dei messaggi, è 0338 391 0727. Allora, prima di cominciare la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, vorrei innanzitutto scusarmi con chi è venuto martedì, che magari sperava di vedermi al primo martedì del mese, che sta facendo franco. E purtroppo, per condizioni particolari personali di famiglia, non ho potuto venire. Mi dispiace e chiedo scusa a chi è intervenuto, magari con Franco, sperava di vedermi. Comunque spero che la serata sia stata buona per tutti. E niente, praticamente la prossima settimana, ai primi giorni, mia moglie verrà ricoverata in ospedale, per cui avrò delle difficoltà, probabilmente anche ad essere qui giovedì, e non so cosa riuscirò a fare domenica col pranzo di Radiogamma. Anche domenica prossima, il giorno 15, avevo assicurato che sarei stato al pranzo di Radiogamma. Spero comunque di esserci, perché non. Anche se è grave, non è una cosa molto lunga, per cui speriamo di esserci, però sarà difficile. E così vale anche per giovedì prossimo. Spero di essere in radio, però non è detto che ci sia. Al limite verrà mandata in onda una cassetta registrata di una trasmissione precedente che ho già preparato qui in radio. Per cui mi scuso con chi è intervenuto e con chi sperava magari che ci fossi. È andata così. Va bene, dopo tutte le vicende che è saltata, un'altra cosa è saltata, le varie conferenze che dovevo tenere in libreria per ormai motivi sono noti, mi hanno telefonato a casa un sacco di gente, sto finendo di preparare i pacchi da spedire via, cioè i libri da spedire alle persone, che ne siano rimasti solo due, insomma, da far avere. Niente, riprendiamo la trasmissione normale e riprendiamo il discorso sul crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Abbiamo detto che per la stregoneria, cioè il nostro concetto, i nostri pensieri, non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, cioè non esiste un Dio che crea il mondo, che crea l'esistente, ma è l'esistente che, attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, il costruire se stesso, il modificare se stesso, va alla fine del tempo a costruire la coscienza universale. Allora, a quel punto abbiamo chiesto: ma perché non abbiamo questa concezione? Perché non andiamo a costruire queste cose? E la risposta è stata data perché esistono delle forze, esistono dei condizionamenti, esistono, che ci impediscono di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Allora, la stregoneria va a elaborare il crogiolo dello stregone. In questo caso è specifico per la situazione culturale in cui viviamo, la situazione economica, la situazione sociale in cui viviamo, e il crogiolo dello stregone ha il compito di sottrarre dall'assoggettamento le persone. Cioè, la persona che viene assoggettata dal cristianesimo non si può tirare fuori dal cristianesimo semplicemente con un ragionamento, semplicemente vedendo che le cose che gli hanno detto sono sbagliate. Perché? Perché il condizionamento cattolico va a inserirsi, quello cattolico, quello musulmano, per ogni cultura poi c'è la sua, va a inserirsi a livello talmente profondo nella persona, nella biologia delle persone, nel modo di pensare, nel modo di essere, nella psiche, cioè a livello talmente profondo che anche se una persona si sottrae dall'assoggettamento, continua sempre a ragionare con la stessa morale, con la stessa etica, vedere il mondo sempre nello stesso modo in cui l'avrebbe visto se fosse stata cristiana. In pratica si toglie dalla forma, cioè dice: il Dio non esiste, Dio non esiste, e nel far questo però mantiene la morale, mantiene l'etica, mantiene il vedere il mondo in quel modo, il ragionare sul mondo a quel modo. Bene, il crogiolo dello stregone sottrae la persona dalla posizione in ginocchio. E la caratteristica del crogiolo dello stregone, abbiamo detto che l'abbiamo fatto in maniera abbastanza generica, affinché ogni persona lo adatti a se stesso. Dopodiché abbiamo elaborato altri due crogioli. Abbiamo detto: una volta che la persona si sottrae dalla posizione in ginocchio, scopre che il mondo attorno a lei è fatto da coscienze e consapevolezze come lei, coscienze e consapevolezze che tentano di espandersi, che come lei tentano di crescere,
tentano di trasformarsi in continuazione. Ebbene, con queste coscienze si costruiscono delle relazioni, queste coscienze sono degli dei e la persona che percepisce queste coscienze è un Dio. Perché? Perché sta costruendo il Dio che cresce dentro, sta costruendo il proprio corpo luminoso, sta riconoscendo il mondo che esiste uguale a se stesso. Per cui non c'è più differenza fra un albero e una persona, fra il pianeta Terra e una persona, fra il verme e una persona, fra una zanzara e una persona. Perché? Perché la via, la conoscenza, il tentare di costruire se stessi, il tentare di costruire il proprio corpo luminoso, il tentare di trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso è uguale, cioè la forza che spinge è uguale. A quel punto poi ci siamo fatti l'altra domanda, qual è l'insieme delle cose che tendono a mettere in ginocchio l'essere umano, cioè a impedire all'essere umano di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, in pratica di praticare il crogiolo dello stregone? Ebbene, a questa risposta l'abbiamo data con il crogiolo del male. Il crogiolo del male prende tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e va a cercare quelli che sono gli aspetti che tendono a sottomettere la persona. Per cui il crogiolo del male è la costruzione della sottomissione. Che cos'è infamia per il paganesimo? Per il paganesimo è infame, è infamia tutto ciò che tende a impedire all'individuo di espandersi, di crescere, di continuare a costruirsi. Questo è infamia dal punto di vista pagano. Gli altri punti di vista non mi interessano. Per cui parleremo di questo. E oggi nel crogiolo dello stregone mettiamo chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male. Cioè come il crogiolo del male blocca il chiedersi il perché delle cose. Detto questo, un messaggio personale per i miei amici anticlericali. Io vi ho lasciato i libri come ringraziamento per la cassetta che mi avete registrato quella volta che mi è saltata. E i miei libri li potete usare come volete, come meglio credete, cioè sia in positivo che in negativo. Cioè, se trovate delle cose che col vostro pensiero non vi piacciono, potete tranquillamente criticarli. Se invece alcune cose vi piacciono e vi possono servire, le potete usare per ciò che vi piace e che vi può servire. Quello che a me interessa essenzialmente è mantenere la differenza, cioè sottolineare la differenza che esiste fra il percorso anticlericale e il percorso della stregoneria. Una volta che io ho marcato la differenza, una volta che evito che le persone pensino che le due cose siano uguali e che siamo effettivamente persone che camminano su sentieri diversi, anche se abbiamo moltissime cose in comune, e questo non, nessuno lo toglie, potete usarle come meglio credete, cioè come meglio vi può portare bene, ecco, come meglio potete costruire le cose che voi volete, per cui potete sia usarli in termini positivi, sia usarli anche per criticare, non c'è nessun problema. Tutto lì, insomma, io vi ringrazio per la cassetta che mi avete lasciato. E quello era il mio ringraziamento, insomma, poi eventualmente vi farò avere qualcos'altro. Detto questo, bene, passiamo al chiedersi perché delle cose che ho già del male. Vi ricordo che la sera dalle 19 alle 20 tengo una seconda trasmissione, sempre di Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove leggo Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la seconda parte esattamente. E nella seconda parte questa sera parlerò del fico, cioè le varie cose del fico, e lo metteremo insieme alla porcheria dei miserabili del Gris che abbiamo visto nella trasmissione televisiva. Abbiamo visto cosa loro intendono per pericolosità e quali sono i tramacci sporchi che stanno mettendo in piedi. Per cui parleremo di questa seconda trasmissione. Oggi invece cominceremo col chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male. Da cosa viene sostituito il chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male? Nell'accettazione acritica delle affermazioni. L'accettazione acritica delle affermazioni è il fare che il bambino è costretto a subire e che nel linguaggio cattolico si chiama fede. L'assoggettamento a fede costruisce la distruzione del chiedersi il perché delle cose, dove la risposta è insita nella struttura di fede, che deve essere accettata attraverso l'imposizione in quanto tale e non può essere discussa in quanto non si capisce, appartiene all'imperscrutabile della trascendenza. Per
dove i sensi e la descrizione non sono in grado di arrivare. Fede è imposizione. Fede è oggetto di adesione e assoggettamento. Chiedersi il perché delle cose fuori da quanto fede afferma è pericoloso, in quanto il comando sociale interviene con estrema durezza. Tutto deve essere sottomesso a fede. La sua accettazione non può essere messa in discussione. Quando fede è messa in discussione significa che le persone hanno cominciato a chiedersi il perché delle cose. Hanno iniziato un processo di liberazione dall'accettazione acritica. In quel momento non esiste un controllo strutturale, ma il sistema, sociale, per funzionare, deve mettere in atto un sistema di controllo funzionale. Cosa significa un sistema sociale che agisce attraverso un controllo strutturale e un sistema sociale che agisce attraverso un controllo funzionale? Uno, agisce in base a fede, piegando ad essa gli intenti e i desideri delle persone, e l'altro agisce attraverso il chiedersi il perché delle cose, dove la risposta implica modificazione strutturale in funzione della costruzione del divenire, in relazione al divenire degli esseri umani, cui il sistema sociale è espressione. Il chiedersi il perché delle cose è fare individuale che diventa proiezione sociale, una proiezione sociale che ritorna all'individuo costruendone i comportamenti nello stato di percezione alterata. Questo perché il chiedersi il perché delle cose diventa funzionale all'individuo mentre cresce e sviluppa se stesso. Uccidere il chiedersi il perché delle cose è un fare che avviene attraverso fede ed è imposto dai cristiani ai bambini affinché questi sono piccolissimi. Quando i bambini non si possono difendere o discriminare, obbligano i bambini a pensare: ma tu, chi pensi che abbia creato il mondo? Ai bambini una simile domanda non sarebbe mai venuta in mente. Non gli avrebbe mai interessato nulla, in quanto la domanda è talmente assurda rispetto alla vita e alle tematiche che questa propone, da essere assolutamente estranea, se non vi fosse inserita apposta e con la forza del terrore cristiano. I cristiani impongono ai bambini di farsi questa domanda, li costringono ad articolare il loro pensiero in questo ordine di cose, come se questo ordine di cose fosse logico. Invece questo ordine di cose appartiene alla loro sconfitta davanti alla vita, appartiene alla loro disperazione mentre guardano il mondo e vedono sfuggire la loro opportunità di eternità. Dopo aver sconfitto i bambini con una domanda assurda, danno la loro risposta assurda: l'ha creato Dio. E con questo impongono, con una violenza che per immaginarla è necessario ricorrere agli esecutori degli stermini nazisti, una forma mentis il cui scopo è impedire agli esseri umani di chiedersi il perché delle cose. La loro fede è solo apparenza con cui nascondere inganno, ma nel frattempo impediscono ai bambini di chiedersi il perché delle cose, uccidendo in loro la necessità di chiedersi il perché delle cose. Non tutti i bambini si sottomettono a fede. Alcuni si chiedono il perché delle cose, alcuni reagiscono, ma intanto sono costretti a dure e lunghe battaglie. Sono costretti a sfidare il mondo del comando sociale cattolico che tenta in tutti i modi di impedire loro di darsi delle risposte adeguate. Così, nella battaglia che precede alla ricerca della risposta al proprio chiedersi il perché delle cose, il bambino è costretto a sacrificare molta energia vitale, molto dinamismo, molte prese che gli avrebbero permesso di scalare ben più agevolmente la montagna della conoscenza e della consapevolezza. Le risposte che ai bambini non arrivano sono il prodotto della distruzione operata dagli adulti quando essi stessi erano bambini. La distruzione riproduce se stessa. La distruzione è oggetto in sé e non è disponibile a cessare, senza battaglia, la sua azione per distruggere il divenire umano. La distruzione si riproduce passando dagli adulti ai bambini. L'adulto, in quanto sottomesso alle risposte che fede impone, deve sottomettere anche il bambino, in quanto questi si chiede il perché di cose delle quali fede è portatrice della risposta. Fede, dice il bambino, non sforzarti di cercare, ecco la risposta, confezionata. Abbandonati nella certezza che questa risposta ti dà. Così fede distrugge la tensione che porta alla ricerca, la tensione che porta l'individuo a trasformarsi e a crescere continuamente. Fede permea l'intero esistente. Non è solo la fede cattolica,
È la fede senza aggettivi, la fede come atto di sottomissione dell'essere umano, la fiducia nel padrone che indica le risposte che non devono essere cercate mediante il lavoro, mediante la sfida, ma devono essere fagocitate proprio perché il padrone le porge. A quelle domande si chiede di abbandonarsi. Non è più importante che sia la fede cattolica o di qualunque altra religione monoteista, è importante che l'individuo si abbandoni alla certezza offerta da chi ha distrutto il proprio cammino nell'eternità dei mutamenti, offerta da chi, distrutto nella capacità di dilatare se stesso, impone una fede per impedire che qualcun altro riesca là dove egli ha fallito. Così la pulsione di morte diventa oggetto in sé. Il cattolicesimo e tutte le religioni monoteiste sono solo espressione della pulsione di morte, sono la loro descrizione nel quotidiano culturale e hanno il compito di sottomettere gli individui ad essa distruggendo il loro divenire. Il cattolicesimo, l'islam, l'ebraismo hanno il compito di imporre un Dio assassino per impedire lo sviluppo del Dio che cresce dentro gli esseri umani, distruggere il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Così quando queste religioni cessano di costringere direttamente il divenire degli esseri umani, rimane la pulsione di morte. Rimane un sistema sociale che agisce mediante un controllo strutturale al quale farà aderire gli individui appena nati, impedire a questi che il chiedersi il perché delle cose sia più veloce di quanto egli non possa controllare e non possa adeguarsi per riprodurre la pulsione di morte stessa. A questo sistema sociale si oppone il sistema sociale funzionale. In pratica, un sistema sociale la cui funzione è quella di dilatare se stesso come espressione della dilatazione degli individui. Un sistema sociale che non necessita del controllo di dove l'individuo andrà a svilupparsi, ma protegge lo sviluppo dell'individuo dovunque quello sviluppo conduca. Un sistema sociale che ha la capacità di trasformarsi in relazione alle trasformazioni che lo sviluppo degli individui saprà introdurre, armonizzare, equilibrare. Un sistema sociale che abbia la capacità di trovare dentro di sé la forza degli adattamenti e che non sarà costretto a determinare i mutamenti degli individui affinché questi vadano nella direzione che egli vuole che vadano. Un sistema sociale di tale fatta non ha descrizione, non ha fine determinato. Deve soltanto rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del singolo individuo. Qualunque cosa avvenga, costruisce motivo di adattamento del sistema sociale conscio che a qualunque cosa si presenti ci saranno sempre adattamenti funzionali al suo sviluppo. Chiedersi il perché delle cose significa cambiare il divenire degli esseri umani sottraendoli alla dittatura di fede e degli obiettivi che fede impone. Ma fede è un guardiano feroce contro il divenire umano. Si è già detto nel Crogiolo dello Stregone che chiedersi il perché delle cose ci permette di sottrarci al giudizio imposto. Chiedersi il perché delle cose ci permette di mettere in atto un processo che, attraverso lo sviluppo dello scetticismo di fronte alla realtà descritta, ci permette di ampliare la descrizione della ragione da un lato e dall'altro distruggere l'inganno nella percezione alterata. Ricordiamo sempre che i comportamenti soggettivi nella percezione alterata non sono fissi, ma dipendono da quanto noi costruiamo nel mondo della ragione. Nella percezione alterata, la descrizione dell'oggetto percepito è fuori dalla descrizione del quotidiano e anche il nostro sentire è diverso, appunto alterato. Il meccanismo di come noi ci rapportiamo in quel momento è uguale a quello che abbiamo costruito rapportandoci nella vita di tutti i giorni. Il nostro fare nella ragione è lo stesso del fare nella percezione alterata, anche se l'oggetto descritto o un suo aspetto e i sensi che concorrono alla descrizione sono diversi. In pratica, la pastorella si mette in ginocchio davanti alla visione della Madonna perché è stata addestrata a mettersi in ginocchio nel quotidiano. Sia per quanto riguarda la descrizione, piangeva per le sofferenze del Gesù in croce, che nella realtà, in quanto obbediente al padrone o al padre o alla madre, in quanto padroni. La sottomissione nel quotidiano costruisce il meccanismo di sottomissione nella percezione alterata. Per questo motivo, chiedersi il perché delle cose nella vita di tutti i giorni ci permette di sottrarci alla sottomissione nella percezione e di affrontare il percepito più per quello che è che non per quello che ci appare o che vorrebbe apparire. Il crogiolo del male deve distruggere questo modo di essere dell'individuo
e deve imporre la descrizione dell'apparenza come coincidenza della sostanza, in quanto attraverso questo costruisce inganno. Infatti, la pastorella che vede la Madonna viene convinta che quanto ha visto è proprio la Madonna, ma che brava che è lei che ha visto la Madonna, e che cattiva l'altra che invece va condannata al rogo. Così il sistema sociale che attua il controllo strutturale degli individui determina la positività e la negatività delle loro percezioni, non tanto per la direzione e le modalità attraverso le quali hanno percepito, ma per il contenuto della percezione stessa. Il sistema sociale che costruisce pulsione di morte attua il controllo degli esseri umani attraverso inganno, e inganno lo aiuta nel costringere gli esseri umani a percepire quella cosa e solo quella cosa. L'inganno si chiama fede. Fede che deve essere fagocitata con passione, deve essere imposta con la ferocia, deve essere parte dell'individuo che a sua volta la trasferirà ai suoi figli, uccidendo il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. Perché chiedersi il perché delle cose? Ci sono gli adulti, i genitori, in possesso di tutte le risposte. Essi sono in ginocchio, essi devono rispondere in modo brillante al loro capo, essi devono essere positivi, pronti, ma tutto questo impone un mondo ristretto dal quale pescare, un mondo che non pone dubbi, un mondo che preclude la sua descrizione ai fenomeni nuovi, alle variabili, un mondo fisso, come la pulsione di morte. Ci fu un modo di essere che si è espresso qualche anno fa e che tuttora tenta di imporsi, ed è quello degli yuppies, gli uomini in carriera, gli uomini dalle risposte brillanti e vincenti. In realtà erano i perdenti nella vita. Sono i morti che camminano, coloro chiusi al nuovo, alle variabili. Sono coloro che non si chiedono più il perché delle cose, ma pretendono di dare delle risposte. Loro non sono in grado di affrontare le risposte quando una nuova variabile si presenta, e allora sono costretti a scopiazzare. Vanno dai loro subalterni e pretendono che questi diano le risposte che loro non sono in grado di dare. Così la pulsione di morte riproduce se stessa. Distrugge il divenire sociale proprio quando il divenire sociale appare nella sua dinamicità. L'apparenza nasconde la pochezza. La pochezza sta nell'incapacità di costruire risposte. L'incapacità di costruire risposte sta nell'aver ucciso la capacità di chiedersi il perché delle cose. Perché se è vero che chi si chiede il perché delle cose appare sempre incerto, pensoso, sospettoso, interlocutorio, è altrettanto vero che le risposte le fornisce, ma non le fornisce come elemento assoluto, ma come risposta interlocutoria pronta ad aprirsi ad altre risposte, in quanto il suo chiedersi il perché delle cose permette l'afflusso continuo di nuovi dati, nuovi fenomeni, nuove articolazioni che permettono nuove risposte. Così lo yuppie nasconde la sua vuotezza dietro l'apparente efficienza che distrugge il mondo in quanto incapace di chiedersi perché non solo delle cose, ma anche delle sue stesse azioni. Lo yuppie si identifica col Dio padrone, ma la sua efficienza è solo apparenza, quella quale distrugge il divenire sociale. Così la pulsione di morte distrugge la società di cui vuole essere padrone. Chiedersi il perché delle cose non solo sottrae l'individuo all'inganno di fede, ma costruisce attraverso esso un diverso divenire sociale. E questo è per quanto riguarda l'aspetto del chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male. L'opposto del chiedersi il perché delle cose è l'accettazione acritica delle risposte confezionate. Eppur si muove, diceva Galileo. Io sono andato là e ho visto che la Terra si muoveva attorno al Sole. Io l'ho visto, davvero. E allora in galera, e allora al rogo, allora uccidetelo. La risposta confezionata doveva essere imposta con la violenza. La risposta confezionata era data da fede, lo dice la Bibbia. Ma che cavolo sei tu a mettere in discussione la Bibbia? Lo dice la Bibbia. Ebbene, tu hai osato mettere in discussione un atto di fede, una cosa che doveva essere accettata di fede, al rogo. Ed ecco, questa è la dicotomia. Chiedersi il perché delle cose viene contrapposto a fede, fede cattolica, che non è la fides pagana, cioè io ho fiducia in Tizio, anche se dopo Tizio magari mi frega, cioè anche se poi Tizio viene meno alla mia fiducia, non ha importanza. Quello è un altro discorso. Il discorso è
la fede cattolica è l'accettazione acritica della parola del Dio padrone. Per cui non esiste un Dio padrone, però si finge che esista un Dio padrone, al Dio padrone gli si dà una parola che si vuole che quella sia la parola del Dio padrone e si mettono in ginocchio le persone davanti alla parola del Dio padrone e si costringono le persone a fagocitare, a fare propria la parola del Dio padrone. Questa è la fede cattolica, è la fede che distrugge il divenire umano, che blocca il divenire umano, che distrugge la conoscenza, la sapienza, in qualunque modo, perché la fede deve restringere il pensiero della persona, deve restringere la persona in un mondo sempre più piccolo, in un mondo sempre più stretto per poterlo controllare. Quando la persona spezza il mondo che lo circonda, allora la persona spazia in campi diversi, va a prendersi dall'oscuro che lo circonda e va a prendersi tutti i fenomeni che gli servono. Così, mentre i cattolici pensavano, come diceva Aristotele, che un oggetto galleggia perché ha un che di aereo, ebbene, nonostante questo, si sapesse fin da Archimede che un corpo galleggia immerso in un fluido perché riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del fluido spostato, ben che si sapesse da Archimede, ci è voluto Galileo far passare a livello sociale, cioè a livello intellettuale, questa cosa. Bene, quello che io vi sto dicendo qua, quello che sto dicendo del Gesù di Nazareth, del macellaio Sodoma e Gomorra qui per radio. Se io le stesse cose le dicessi all'università, dicevo, ancora qua ti sei, cioè, ancora stai facendo queste robe, siamo molto più avanti. Cioè, quello che stai dicendo tu è già superato da almeno 100 anni all'università. Il problema è che viene usato invece per stuprare le persone, cioè per mettere in ginocchio le persone, per costringere le persone a distruggere il loro pensiero, a essere in ginocchio, sottomesse. Per cui fede va sempre a tentare di uccidere, di distruggersi la capacità degli esseri umani di chiedersi il perché delle cose. E naturalmente esistono delle barriere sempre più in là. Cioè, se io rompo una barriera imposta da fede, che imponeva fede, non so, nell'Ottocento, bene, vado un po' più in là e mi trovo davanti alla fede del 1700. Cioè, il 1700 ha una barriera un po' più, cioè, ho un campo più vasto io di pensiero, ho la nascita dell'illuminismo, per esempio, ho la nascita dei libertini, ho la nascita di altri. Cioè, però fede costruisce un'altra barriera un po' più in là. Quando arriva il materialismo storico dialettico, arriva il modo di pensare diverso, arriva la necessità proprio di vivere in maniera diversa, per cui è necessario superare il Dio padrone, è necessario superare la religione, bene, fede si sposta un po' più in là, per cui costruisce un'altra barriera invalicabile. Man mano che si forzano i limiti che vengono imposti alla ragione, fede costruisce delle barriere un po' più in là. E fede costruisce le barriere attraverso inganno, cioè costruendo inganno, perché ricordate che l'inganno è il prodotto di fede, cioè non c'è nessuna differenza fra la donna che va a pregare la santa del giorno perché gli aiuti col marito, gli aiuti a trovare il moroso o a vincere il totocalcio, oppure quello che va dal mago che gli dice che lo aiuta a vincere il totocalcio o gli dà i numeri del lotto, cioè non esiste, è sempre cattolicesimo, cioè sia i maghi che trovate in televisione, i cartomanti, eccetera, sia il prete cattolico che promette il miracolo, che promette la preghiera, che promette l'intervento, è esattamente la stessa cosa. Cioè, fra le due cose non esiste niente. Soltanto che si scannano a vicenda perché sono in concorrenza. Cioè, i maghi in televisione stanno facendo concorrenza ai preti. Questa è la cosa che i preti non possono assolutamente accettare. Bene, io ho finito il crogiolo del male e vi ho presentato il chiedersi il perché delle cose. Nella prossima trasmissione del crogiolo del male, faremo i quattro canti al mondo la prossima volta, parlerò della sospensione del giudizio nel crogiolo del male. Vi ricordo che i libri sia del crogiolo del male che del crogiolo stregone di quattro canti del mondo sono già stati completati, poi verranno unificati in un unico libro, insomma. Boh. Detto questo, andiamo un pochino avanti con la rassegna stampa. E abbiamo, cosa abbiamo? Tanto non ho fatto la rassegna stampa questa settimana perché non ho avuto tempo di tagliare i giornali. Troppi casini, troppi problemi. E vabbè, comunque lo farò più avanti, insomma. Farò le cose quando posso farle. Ecco. Cercherò di farle il più presto possibile, ma non è detto che riesca a farle subito. Bene, abbiamo dalla Repubblica del 25-10-1998. Un killer per il dottor Aborto, bah, che schifo di titolo. Questo è il dottor Slepian,
Dottor Slepian che praticava aborti legali nelle cliniche, metteva le donne in condizione di scegliere fra una cosa e l'altra, e siccome osava permettere alle donne di scegliere fra una cosa e l'altra, un cattolico ha pensato bene di ammazzarlo. Tutti i delitti fatti dai cattolici, in funzione alla loro dottrina o in funzione alla loro morale, sono delitti che ricadono su ogni cattolico, per il principio della partecipazione morale. Per cui ogni cattolico è responsabile di questo omicidio, come di tutti gli altri. Cioè, il discorso della partecipazione morale è un discorso che è nel nostro codice penale, però è anche un discorso che vale anche dal punto di vista filosofico. Cioè, se nella filosofia o se nella morale di un certo tipo c'è dentro un principio che dice quelli che fanno l'aborto è un crimine. Boh, qualcuno pensa che visto che sta altro fa il crimine, mi lo ammazzo. Bene, chi ha detto l'aborto è un crimine è responsabile di quel tipo di istigazione, cioè istigazione per delinquere in pratica. Che dopo chi dice l'aborto è un crimine, non ha detto a Tizio vai a sparargli. Però l'incitazione è stata, scusate, l'incitazione è stata tale che comunque mantiene una responsabilità morale dell'azione stessa. E il guaio rispetto alla vita è che ha ucciso qualcuno che consentiva di scegliere. Mentre la Chiesa Cattolica non permette di scegliere, infatti vuole abolire la possibilità di scelta, vuole che nessuno abortisca, cioè vuole costruire orrore, vuole costruire dolore, vuole costruire schiavi da vendere sul mercato. Questo è il vero obiettivo della Chiesa Cattolica. Vuole impedire che le persone possano decidere di se stesse. Bene, la Chiesa Cattolica fa un delitto contro la vita. Ebbene, che poi vengano fuori questi omicidi fa parte dell'ideologia cattolica, fa parte del progetto più generale della Chiesa Cattolica. Per cui Wojtyla e ogni cattolico è responsabile di questo delitto. E questo per il principio della partecipazione morale. Se la Chiesa Cattolica dice no, noi vogliamo che le persone possano scegliere, allora in quel momento, anche se un matto avrebbe ammazzato la persona, la Chiesa Cattolica non sarebbe stata responsabile morale di quell'omicidio. Siccome invece la Chiesa Cattolica ha istigato a questo, cioè istiga a questo, ed è il suo progetto, infatti sta, il progetto miseria a livello mondiale è fatto proprio dalla Chiesa Cattolica, cioè impedire gli aborti, la Chiesa Cattolica, più l'Islam, più tutti gli altri, ma comunque la fonte è lo stesso, è sempre la pulsione di morte. Non controllando le nascite, non controllando le nascite, specialmente fra le persone povere, poi le ricche se ne sbattono le scatole, cioè fanno quello che vogliono, no, proprio non promuovendo il controllo delle nascite, esiste una partecipazione proprio per costruire la miseria, cioè il fine della Chiesa Cattolica è la costruzione della miseria, ricordatelo sempre. Il Papa incalza il governo, dalla Repubblica del 25 ottobre 1998, il Papa incalza il governo, le nostre scuole chiudono. E speriamo bene che le scuole cattoliche chiudano, questo è il guaio vero, vero grosso. Le scuole cattoliche non hanno nessun servizio culturale. Le persone che vengono fuori dalle scuole cattoliche vengono selezionate. Cioè, io ho visto persone uscite fatte le scuole medie, una scuola cattolica di Venezia, perché la madre lavorava a Venezia e aveva necessità a portarla alla figlia, venuta fuori, riportata in scuola pubblica, dopo un anno che è stata promossa in prima media a scuola cattolica, insomma, non era in grado di affrontare nulla, era stata bocciata in seconda. Dopodiché, rifacendo la seconda, ha scoperto la bambina che per sapere, per affrontare la scuola, bisognava studiare. Cioè praticamente nella scuola cattolica non gli avevo neanche detto che bisognava studiare, in pratica bastava pregare. Cioè siamo a dei livelli veramente aberranti ed è la distruzione della cultura. Cioè la distruzione della cultura passa attraverso le scuole cattoliche. Per cui è un bene che non ci siano le scuole cattoliche ed è invece un bene che vengano finanziate le scuole pubbliche, che vengano migliorate le scuole pubbliche. Ci saranno sempre alti e bassi, ma almeno il servizio sarà per tutti e ognuno avrà le possibilità di affrontare la vita. Dalla Repubblica del 24 ottobre 1998, il Papa contro le unioni di fatto. Nuova crociata di Wojtyla, dice la Repubblica, sottotitolo, in difesa della famiglia. In realtà è contro la famiglia. Perché? Perché
Perché noi abbiamo due concetti fondamentali di famiglia, ed è il concetto cattolico ed è il concetto della nostra Costituzione. O accettiamo l'uno o accettiamo l'altro. Nel concetto di famiglia cattolico, la famiglia non è un insieme di persone, è un insieme di ruoli, c'è cioè il padre, la madre, i figli, le figlie, eccetera. Nel concetto di famiglia, della Costituzione della Repubblica Italiana, la famiglia è un insieme di persone, cioè sono delle persone che hanno dei diritti. Nella famiglia cattolica le persone non hanno diritti. Cioè, ricordate bene che il diritto di famiglia è una cosa di 20 anni fa. I cattolici non hanno mai concepito dei diritti alla pari all'interno della famiglia. Lo stupro dei bambini che avviene nelle famiglie è una derivazione proprio della famiglia dei ruoli, che è la famiglia cattolica, dove il bambino soggiace al padre. Il bambino è sottomesso al padre, è oggetto di possesso, esattamente come gli esseri umani sono oggetti di possesso del Dio. Per cui quello che avviene in questo momento è legato alla morale e all'obbligo educazionale cattolico. Ed è la famiglia dei ruoli. La famiglia dei ruoli si contrappone alla famiglia che è definita anche all'interno della Costituzione, che è la famiglia di persone, cioè un insieme di persone che si mettono assieme per vivere assieme. E questa non è una battaglia che comincia oggi, è una battaglia che era già nelle tesi di Jan Hus e del Wyrcleft quando hanno bruciato vivo Jan Hus, per cui non è una cosa da oggi. E la contrapposizione che c'è oggi è fra la famiglia dei ruoli, cioè la famiglia del padre padrone, della moglie schiava e dei figli schiavi, che è quella che fino a 20 anni fa c'era con tutte le variazioni, con tutti i cambiamenti che vogliamo, e la famiglia di persone, la famiglia di dove sono delle persone, degli individui, dei soggetti costituzionali. Ebbene, quando una famiglia fatta da individui, da soggetti costituzionali, non è importante che sia un uomo, una donna, due uomini, due donne, tre uomini, quattro donne, non ha assolutamente importanza. Cioè, la famiglia può essere fatta da soggetti diversi che vivono assieme, che si mettono assieme per affrontare la vita, che si mettono assieme per affrontare le contraddizioni della vita. A questo si contrappone la famiglia dei ruoli, e la famiglia dei ruoli è quella che costruisce la violenza e lo stupro nelle famiglie. Cioè quella che dice c'è un padre padrone, un capofamiglia, la moglie è sottomessa a, i figli sono sottomessi a, che dal 48, dall'entrata in vigore della Costituzione, è andata via via cambiando. Uno dei passi più grossi fu il diritto di famiglia, la parità fra i coniugi, e via via. Non siamo ancora arrivati a sistemare tutto, però qualcosa è cambiato. Vediamo un attimo. Pronto? C'è chi parla? Ciao, ciao Claudio, sono Mauro. Dimmi. Posso fare una piccola osservazione o critica, come puoi chiamarla? Come no? Secondo me i tuoi concetti sono giusti, nel senso che spesso così, come ti ascolto sono d'accordo con te, però secondo me a volte esponendoti così troppo fortemente, nel senso poco, secondo me ti sei poco democratico. Nel senso che, come mi sono libero di scegliere, di ascoltare e a tua trasmissione, e stessa libertà bisogna stare a chi che non vuole ascoltarla. Nel senso, faccio questo discorso qua per arrivare, che chi vuole andare a una scuola cattolica, vaga, insomma, meno che andrò, Ma perché infatti ho le mie idee, però insomma, se uno vuole andare, insomma, no, ben lo libero dico, che vaga, che vuole. ma guarda che io proteggerò sempre le sue scelte, eh. Sì, no, questo Io qua, non voglio solo che che chi. prima ascoltandoti mi sembrava c'è cioè, massa, diciamo, dittatoriale. No, io difendo la scuola pubblica, capisci? Perché è un patrimonio sociale. Se dopo vogliono fare delle altre scuole, ognuno è libero di fare tutte le scuole diverse che vuole e se la paga. Sì, no, il mio Chiaro, discorso a Mauro? proposito, se posso deviare un attimo il discorso, per quanto riguarda le scuole. Daghe, sto benedetto buono scuola che ognuno decide di andare dove che vuole, insomma, c'è ogni Somiglia. puteo che ha da spendere 1 milione all'anno, devo che sto milione e io decido dove andare. Possiamo fare una scuola di pagani No, anche. beh, Ciao no. Claudio. Ciao, grazie, Mauro. Ciao. Ciao. Beh, la battuta finale è un po' che faremo a scuola di pagani. Il problema è che noi pagani non siamo una setta, cioè noi non vogliamo separarci dal tessuto sociale. Noi vogliamo che il tessuto sociale migliori, cioè sia il meglio possibile per tutti. Cioè io non voglio assolutamente impedire ai cattolici di andare nelle loro scuole, cioè io non voglio assolutamente chiudere le scuole cattoliche.
chiaramente nel mio disprezzo per i cattolici dirò sempre che semmeo che sera, però dal punto di vista reale, dal punto di vista pratico, io non vorrò mai che le scuole cattoliche fare qualcosa contro le scuole cattoliche. Quello che non voglio è che le scuole cattoliche facciano qualcosa contro il nostro sistema sociale, perché il primo passo per distruggere la scuola pubblica è proprio il finanziamento delle scuole cattoliche. Per quanto riguarda il buono da dare, il buono da non dare, anche quello è un passo pericoloso, perché noi abbiamo alcuni patrimoni, che è la scuola e la sanità e le pensioni, e metterle in discussione a me non è che piaccia molto, però per carità mi adeguo a tutto. Pronto? Audio. Sì? Ciao, sono Laura. Dimmi Laura. Sono tocchetto che non ti sentivo. Ciao. Come dire, bim? Beh, sì. Mi senti avanti. Insomma. Il discorso di che la gente non vuol capire che siamo in mano di sta religione cattolica, che dovremmo credere, cosa? Non mi credo quasi me stessa da botto. Che dico, ma sto Dio, ma poi Dio vuol dire potenza, gente, lo sarete conto che non può avere un volto, non può. Anche quel Gesù di Nazari, no. Il negadito, ma poi si sta un santo, un predicatore. No. Che in già tanti che anni ha? Ma no che scusa, sì, sta sì, figlio di Dio. Tantissimi, sì sì, è vero, è vero. Ma no che sia sta figlio di Dio. Mi odio che ha detto. Ma qua è gente, non so, mi sa, oh, è tanto intelligenti. Ti senti per politica, che litica, sa tutto a ori, sa puttoni. E dopo li fa doppio do, li se li fa più doppio do. Sto Gesù Cristo, poi c'è sta un santo, anche un uomo buono, per l'amor di Dio, non lo so, mi. Ma no figlio di Dio non poteva essere. Lì è assurdo che sia figlio di Dio. Cioè, perché anche Dio, se veramente ragionando da umani, e il manda a morire suo figlio. Ma non so, vado mio, però mio figlio a morire. Ti dirò che solo l'ipotesi mi fa ridere. Sì, solo l'ipotesi mi fa ridere. E dopo i preti ti dice, mai era lo stesso che si è fatto uomo. Ma sì. Cosa devo io fare a Capuccia? Cosa hai combinato? Più guerra ancora che si sta. Ma guarda, è sciocchese che mi non capisco nel 2000 sta gente, cosa che ne che ragiona solo a certe robe da dire, io voglio la verità, non sapremo mai proprio avere la verità. Già. Ecco, chissà cosa che sei. No, certezza matematica, noi abbiamo nessuno. Si suppone che sia, non so, il cielo, come che si abbia formato, che non saremo neanche se che sia stato un inizio. Perché se c'è stato un inizio ci sarà anche una fine. Cioè, sia l'inizio che la fine, sì. Se che sia stato un inizio, c'è. Ma chi c'è che sa? Chi c'è che sa di me? No, Uri, addirittura è i cattolici, va a pregare, colpa delle persone. Comunque, vedi, l'importante non è chissà questo o quello per essere sicuri. L'importante è vivere tutti i giorni. Esatto, bravo, bravo, bravo. Cioè, dici, chi è che mi frega? Appunto. Chi è che mi danneggia la vita? Appunto. Questo è l'importante farsi. Ma sappiamo che purtroppo che se il male è il bene. Ecco, questo sì. Conviene fare il male? No. Perché il male porta sempre conseguenze. Invece che il bene, se ti fa il bene, no, no. Perlomeno ti caverà la massacrata dall'altro. Va ma bene. Ti cade tutta coscienza tranquilla. Sbagliamo, no, va bene così, Laura. Ecco, continua a pensare con la tua testa. No, ma mi fa rabbia quando chi contesta, che ti dice parole. Fa parte del gioco. Che forza ti guarda essere quello che dice ori. Non ti preoccupare, fa parte del gioco, è divertente la faccenda. È divertente, esatto, ma tanto divertente. Va bene, ciao. Va bene, ciao, Laura. Ciao, 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 ciao. Sì, c'è un'altra cosa da dire, io non ho fatto la segna stampa recente, ma mi sembra che ieri o l'altro ieri Wojtyla abbia ribadito il concetto di risurrezione col corpo da parte dei cristiani. Cioè, per il cristianesimo, uno si dice cristiano quando crede nella risurrezione col corpo. Pronto? Sì? Senta, che ne dici dell'uomo forte del momento? Qua si parla in politica, l'uomo forte di Padre Pio, che si parla solo di Padre Pio e gli altri santi sono un po' dimenticati. Questo profumo di rosa, che ogni miracolo tutti sente il profumo di rosa. Che ne dice lei? Scusi? Sì, ti rispondo per radio. Allora, intanto ringrazio chi ha telefonato. No, è una porcheria, ma è veramente. Vediamo un attimo, scusate. È veramente una porcheria. Perché? Perché è truffa bella e buona. Cioè, io con la percezione faccio delle cose che sono incredibili, altro che odori, visioni, eccetera. E tutte le persone hanno la capacità di alterare la percezione e vedere aspetti diversi di quello che esiste. Specialmente quando ci sono funzioni dove le persone sono coinvolte emozionalmente, alterare la percezione è una sciocchezza, non è niente.
però vengono vissute come cose eccezionali, come cose incredibili, e naturalmente la Chiesa Cattolica ci mangia sopra. E poi dice che è diversa dal mago che gli fa le carte. Beh, veramente, guarda, piuttosto che andare dal prete cattolico che vi benedice il super enalotto, andate dal mago. Vabbè, sì, insomma, è una cazzata questa che ho detto, eh. Però in effetti fra le due cose non c'è assolutamente differenza. E niente, volevo dire all'amica Laura che in effetti Wojtyla parla di resurrezione col corpo, cioè non esiste nessun concetto all'interno del cattolicesimo che preveda una vita oltre la morte. Il cattolicesimo prevede soltanto la resurrezione col corpo. Cosa è successo in questi anni? Che siccome questa resurrezione non avveniva mai, la fine del mondo non arrivava mai, l'hanno spostata all'infinito, allora c'è l'infinito, quel giudizio universale che non arriva mai, allora hanno fatto in modo di giocarsi con l'inferno, il paradiso, questo, nel frattempo che arriva la resurrezione col corpo. Però è solo un trucco da baraccone, né più né meno. Bon, chiuso con questo discorso, andiamo avanti con un altro discorso. E dal Gazzettino del 24 ottobre 1998. USA. È dimostrato, le scimmie contano. Allora, un esperimento degli Stati Uniti ha dimostrato che le scimmie contano. Abbiamo fatto varie prove, l'abilità di Rosenkratz e di Mark Duff, che è due scimmie, è paragonata a quella di un bimbo di 2 anni. Per secoli gli scienziati e filosofi hanno sostenuto che la capacità di contare era una dote esclusivamente dell'uomo. Vi ricordate? Cogito ergo sum, dice Cartesio, che è una cosa che mi sta sulle palle in maniera folle. Cosa dimostra questo? Dimostra che la ragione umana, il pensiero, la descrizione delle cose è una capacità secondaria dell'essere umano, cioè è solo una piccola isola nell'immenso sconosciuto. Cioè, prima che noi eravamo scimmie, prima che noi eravamo rettili, prima che noi, quando noi eravamo esseri unicellulari, affrontavamo lo stesso le contraddizioni della vita e risolvevamo i problemi, perché altrimenti non saremmo gli idioti che siamo oggi, cioè non saremmo la fine della catena che è venuta. Per cui la ragione, il pensiero, è solo una facoltà secondaria dell'essere umano. E lo dimostrano gli animali, lo dimostra qualsiasi animale nella scala evolutiva, perché qualsiasi animale nella scala evolutiva prima o dopo purtroppo si scontra con l'essere umano che conta, che misura, che descrive, che parla, che fa cazzate. Per cui ricordatevi questo, quando vi diranno che l'uomo ha il pensiero, fategli una bella risata in muso, perché col pensiero l'uomo ha perso la capacità di risolvere i problemi. In stregoneria si dice questo: la soluzione dei problemi precede sempre la descrizione del problema. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso risolvere il problema che ho io, il problema contingente, prima che riesca a sapere, a descrivere la legge fisica che dà quel problema. Facciamo un esempio. Quando mio nonno decise di attraversare il grande lago, e ha visto due tronchi galleggianti, è stato su due tronchi e ha risolto il lago. Ma lui non sapeva che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta, però ha risolto il suo problema. Cioè la soluzione dei problemi precede sempre la descrizione. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto. Pronto Claudio? Sì? Puoi parlare per telefono? No, devo parlare in diretta. Ah, va bene, ho capito. Solo. Allora, io e mio papà, che siamo siti ascoltatori, siamo venuti a Treviso in biblioteca sabato scorso. Io avevo disdetto per radio. Io per radio ho detto che non ci sarebbe stata giovedì scorso. Parlami per telefono, per favore. Io giovedì scorso ho parlato che non c'era sta conferenza. L'hai rimandata? No, non abbiamo rimandato, abbiamo proprio cancellato il rapporto con la libreria. Ah, ho capito. E non ne fai altre qui in provincia? Io sono sempre a disposizione a farle. In realtà la radio mi ha offerto la sala per farla qui in radio. Però devo mettermi un pochino a posto, perché con questa scusa di queste conferenze che avevo già preparato per fare, e sì, con tutti gli sguidi che sono successi mi hanno un pochino sballato i lavori che sto facendo in pratica.
ho l'impegno che ci ho messo mi ha messo abbastanza KO. Ho capito, va bene. Niente, io l'ho detto l'altra volta per radio, ho telefonato a tutti quelli che avevo il numero di telefono, cioè gli amici, ho avvertito tutti e per radio ne ho parlato sia la trasmissione normale sia alle 7 di sera. Mi spiace, Isa. Ho capito. Comunque sei già la quinta persona che me lo dice. Va bene, ho capito. Comunque, ok. Comunque, guarda, sono sempre a disposizione se vuoi qualcosa, se, non so come scusarmi. Va bene, no, va bene. Tutte le volte che avrai bisogno, insomma, sono a disposizione. Va bene, ok. Ciao. Grazie, ciao Claudio, ciao. Niente, mi spiace. È già la quinta persona che mi telefona per questo motivo. Veramente sono dispiaciuto. E non cesserò mai, purtroppo, di essere arrabbiato con gli ex amici della libreria. Purtroppo, cioè non è che hanno... C'è una frase, no? Trovate anche nei Vangeli e trovate anche in Tommaso Didimo sul lavoro che sto facendo, no? Che dice più o meno questa. So che nei Vangeli ha un significato, nel Tommaso Didimo ha un altro. Cioè dice, se bestemmiate il padre vi sarà perdonato, se bestemmiate il figlio vi sarà perdonato, se bestemmiate lo Spirito Santo non sarà mai perdonato. E questo è nei Vangeli ufficiali. Nei Vangeli gnostici, che ha più o meno la stessa scrittura, è scritto più o meno lo stesso, adesso sto parlando a memoria, per cui perdonatemi gli errori, ha un altro significato. Cioè nei Vangeli gnostici di Tommaso Didimos, praticamente ha questo significato, cioè se insultate il padre nei Vangeli gnostici è intento e necessità, vi sarà perdonato, cioè nel senso che non vi succede niente, perché tu puoi bestemmiare, puoi offendere intento e necessità, e intento e necessità non li tocchi neanche, cioè non riesci a offenderli. Se attacchi il figlio, cioè se attacchi praticamente l'apprendista stregone, cioè colui che cerca di applicare necessità e intento, beh, attacchi una persona, gli puoi anche sparare e ammazzarla, non è che succeda niente, insomma, hai ammazzato una persona, hai offeso una persona. Quello che invece non può essere assolutamente perdonato, cioè non si può assolutamente passare sopra, è se tu offendi lo Spirito Santo, che nei Vangeli di Tommaso Didimo significa la vita, cioè il tentativo della vita di espandersi. Bene, il tentativo della vita di espandersi non è perdonabile a nessuno, per quanto piccola sia l'azione nel bloccare l'espansione della vita. E questo vale per i Vangeli gnostici, vale per il Tommaso Didimo. Nei Vangeli ufficiali invece viene usata proprio letteralmente per mettere in ginocchio le persone. Cioè lo Spirito Santo nei Vangeli ufficiali non è altro che lo strumento con cui Dio opera nel mondo. Per cui è come se tu bloccassi lo strumento di sottomissione del Dio. Per cui sono due visioni completamente diverse e separate fra il Vangelo di Tommaso Didimos e i Vangeli ufficiali. Sono due modi completamente diversi di vedere la vita. Bene. Con gli ex amici della libreria di Treviso praticamente questo è avvenuto, cioè mi hanno costretto a parte a lavorare a me, che non ha nessuna importanza, cioè io comunque lavoro, ma mi hanno fatto lanciare messaggi che ci sarebbe stata la conferenza, abbiamo fatto anche delle inserzioni sui giornali, è stato avvertita altre persone si sono mobilitate per far sapere la cosa, e altre persone sono preparate per un'inconferenza, cioè è stata tutta una serie di mobilitazioni, praticamente una conferenza sarebbe stata grossa, perché sarebbero state sicuramente una cinquantina di persone presenti, è stata insultata, ma soltanto insultata, perché non è che ci fossero dei motivi reali per sospendere o per bloccare, è come se avesse preso le persone e le avesse insultate una a una, e questo per me è una cosa assolutamente intollerabile, assolutamente. Vabbè, continuiamo con la nostra rassegna stampa. Va. Sant'Agostino, dal Gazzettino del 18 ottobre 1998. Sant'Agostino che pregò per la castità indifferita. Parla di un libro, praticamente, di uno scrittore norvegese, che è partito proprio dalla fragilità del santo. Sant'Agostino sappiamo che era pazzo, cioè era letteralmente un fuori di testa, un sessuofobo fissato fino alle estreme conseguenze, e le ha fatte pagare a milioni di donne le sue fissazioni, per cui anche qui chi offende la vita non merita altro che disprezzo. Dalla fragilità del santo che ha chiesto, cioè il suo Sant'Agostino ha chiesto al suo Dio di concedergli la castità, ma non subito.
per ricostruire a modo suo la storia della donna con cui Agostino visse a lungo e da cui ebbe un figlio, per poi abbandonarla, per seguire la volontà della madre e soprattutto l'impulso mistico che lo spingeva alla castità. Cioè praticamente Agostino, che la Chiesa ha fatto santo e che le donne hanno pagato in maniera veramente miserabile, chiese la castità in differita, cioè sì, Dio fammi casto, ma no adesso, perché adesso ho altre robe da fare. Vabbè, ve lo lascio a voi il giudizio. Dalla Repubblica del 20 ottobre 1998. Frate a giudizio aiutò il boss Aglieri. Sarà giudicato con rito abbreviato il 29 ottobre frate Mario Frititta, il carmelitano arrestato un anno fa per aver favorito l'allora boss latitante Pietro Aglieri. La mafia è organizzata sui principi cattolici. Cioè la morale di quello, o tu fai quello che voglio io t'ammazzo, è la morale cattolica, è l'essenza stessa della morale cattolica. È il macellaio di Sodoma e Gomorra che dice a Sodoma e Gomorra, o fai il sesso come te lo dico io vi ammazzo tutti. Per cui il senso della morale di base, di fondo, è la morale cattolica. Ebbene, la mafia esiste perché è organizzata sulla morale cattolica. Cioè la base della morale mafiosa è la morale cattolica. Le due cose non sono scindibili. Per cui trovarsi un frate dentro che aiuta il boss Aglieri è una cosa normale, cioè, non esiste nessuna, niente da stupirsi. Dal Gazzettino del 26/10/1998, e qui siamo alla guerra in corso, abbiamo una feroce guerra in corso, che viene fatta da Wojtyla contro gli esseri umani proprio usando le beatificazioni o le santificazioni.